Le farfalle non sono mai troppe. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video raccolta come fare le farfalle di carta. Impareremo insieme a fare tantissime farfalle di carta. E allora basta perdere tempo, spostiamoci sul nostro piano da lavoro e andiamo a creare le nostre farfalline di carta. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre farfalle di carta. Ne faremo di diversi tipi e quindi vedete sul mio tavolo una miriade di materiale, però naturalmente voi poi potrete scegliere del modello che più vi piace l'occorrente necessario. Allora, innanzitutto l'attaccatutto della Vinavil o della colla a caldo, scegliete voi. Un paio di forbici o forbicine, una gomma, una matita, ci occorrerà una mollettina di queste piccole, del cordoncino che può essere dorato o argentato, ma qualsiasi tipo di cordoncino va benissimo, delle decorazioni che più vi piacciono. Io uso le perline perché, come sapete, ne ho una miriade, abbiamo fatto tantissimi lavoretti insieme con queste perline, tra cui la mia cover del cellulare, visto? E quindi le consumerò. Voi potete avere brillantini, lurex, glitter, tutto ciò che desiderate. E poi carte di vario tipo. Ve ne faccio vedere un pochino. Allora, io ho comprato questo simpaticissimo blocchetto da 100 fogli, vedete? Carta tonda, molto molto carina, che si presta per tantissimi lavoretti con i bimbi o anche lavoretti di crafting. Alla stessa maniera, sempre in blocchi, ho comprato della carta lucida, così la vendono... Guardate, vi faccio vedere in questi blocchetti, e sono carte tutte colorate, simpaticissime, e costano sono 200 fogli e costano 3 euro circa, quindi pochissimo, e già pretagliati in forma quadrata. Queste carte carinissime, un po' shabby, un po' romantiche, le ho prese invece all'IKEA, tutte queste, ed erano, facevano parte di una confezione con degli stickers, e altro materiale, nastrini, li presi a pochissimo con lo sconto, però non credo ci siano più. Per la prima farfallina userò un mix di queste due carte e taglierò due rettangoli. Io li sto facendo ad occhio, perché l'estensione massima verrà l'estensione massima anche della vostra farfalla. Rettangolo numero 1 è un 16 cm. Adesso, con il primo dei due rettangolini, io deciderò di fare con questa la parte superiore e con questa la parte inferiore. Quindi il primo dei due rettangolini lo chiuderò e farò degli angolini, così, sulle estremità, da una parte e dall'altra. Adesso cominciamo a piegare la nostra parte superiore a fisarmonica. 1 e 2, 1 e 2, cercate di essere precisi nelle pieghe. Così. E continuiamo anche dall'altra parte, nel senso inverso. Quindi 1. Voilà. A questo punto mettiamo da parte questa prima fisarmonica. Prendiamo
l'altra, mettiamola in verticale verso di noi e cominciamo a piegare da una parte e dall'altra, in modo da arrivare contestualmente al centro. Quindi una piega di qua e una piega di qua, una piega di qua e una piega di qua, una piega di qua, fino ad arrivare al centro ed avere questa piegatura perfetta. A questo punto prendiamo le nostre due parti e pieghiamole a metà, quindi da una parte così, tac, e segniamo bene la metà, prendiamo questa e anche di questa cerchiamo di segnare bene il mezzo. Ok, ci siamo? Quindi prendiamo un pezzettino di laccetto, arrotolatelo attorno alle due metà, così mettetene una sopra e quella più piccola sotto e stringete ben bene. Fate in modo che il nodino si rivolga verso l'alto, così. Uno e due. Ok, il gioco è fatto. Adesso allarghiamo le nostre alucce di farfalla. Se vogliamo, con un punto di colla possiamo anche unire il primo adesivo e la prima carta alla seconda carta per fissarle bene l'una all'altra. Facciamoli insieme e vi conviene farlo dopo aver messo proprio in loco tutta la farfalla, perché prima poi non si sa mai. Allora, uno, unisco il primo zigzag, tac, tengo unito un attimo. Faccio nel frattempo dall'altra parte. Naturalmente metto sempre la colla sul lato più corto in modo che non sbordi. E due. E voilà! Certo, con la Vinavil ci starete un attimo di più, se avete il blocco, l'attaccatutto, farete prima. Se volessimo, poi, se volessimo essere proprio... E noi vogliamo essere proprio, no? Mettiamo anche un paio di perline a simulare il colpicino, una più giù, tac, e una un po' più piccola, più su. Ed ecco la nostra farfallina romanticissima e bellissima, pronta, farfallina numero uno, pronta per essere appesa nei nostri pacchettini o svolazzante nelle camerette delle bimbe più scicchettose. Per la farfallina numero 2 userò due toni di verde e allora ci vuole una carta ritagliata a cerchio, potete ritagliarvela voi o comprarla già fatta, questa ha un diametro di 12 cm mi pare, andiamo a cercarne la certezza, sì, ha un diametro di 12 cm e tagliamo anche un quadrato di carta 12x12. Ok. A questo punto cominciamo da mettiamo la nostra carta a mo' di rombo, alla rovescia, a mo' di rombo, e cominciamo a piegarne le estremità, da una parte e dall'altra. Questo metodo di piegatura mi permetterà di giungere più o meno sempre allo stesso livello con le pieghe e di poter allargare da una parte e dall'altra la farfalla e non solo dall'altra. Quindi non piegate a zig zag, in pratica non piegate a zig zag di seguito, perché sennò il lavoretto non vi risulta. Allora, 1 2,
voilà! E anche in questo caso, ecco qui la nostra fisarmonichina, mettiamola da parte. Facciamo la stessa cosa con il cerchietto. Come prima centriamole e come prima pieghiamole. Uniamone le parti al centro e leghiamole. E voilà. Quindi attacchiamo i lembi. Almeno le farfalline le facciamo noi, visto che quest'estate non accenna proprio a volercele far vedere. Ma anche da voi c'è brutto tempo ogni pomeriggio. E poi guardate, aprendo questo tondo diventa proprio carinissimo. Arriva il Terminator. Una e un'altra. Se vogliamo, come al solito, qui ne metterò una sola. Una perlina al centro a richiamare anche la carta a pois, e la nostra seconda farfalla di carta è pronta. Ma non sono troppo carine. Questa ultima farfalla la faremo con questi due tipi di carta. Allora ne faremo una più grande, come vedete ho già ritagliato le sagome che troverete sulla mia pagina Facebook, che troverete sull'album Le farfalle di carta, dove mi ricalco la forma in maniera speculare da una parte, sovrappongo leggermente e anche dall'altra. E voilà, e vado a ritagliare. Una e una più piccola su quest'altro tipo di carta. La sagoma è quasi uguale alla precedente, solo leggermente più piccola. E ritaglio. Pieghiamo una a metà e due a metà, così cancelliamo le tracce di matita che possono essere rimaste dal ricalco della sagoma e sovrapponiamole l'una all'altra, appiccicandole con un punto di colla. Prima di fare questo però, prendo del nastrino e faccio un nodino e taglio un nodino e taglio, in modo da richiamare sempre gli stessi elementi. Metto un filo di colla lungo tutto il dorso della prima farfalla e applico i laccetti che avevo tagliato con voi poco fa. Voilà. Prendo la seconda farfalla, ne bagno anche di essa il dorso qui nella parte interna e la applico sulla precedente in modo da sbordare un po' con il verde, in maniera più omogenea possibile, e richiudo. Tac. Quindi con le perline, per riprendere le farfalline precedenti, faccio il corpo e ne metto una grande proprio in alto e
un paio di media grandezza. E la codina composta da due o tre perline di quelle piccolissime. Io le ho così, voi mettete naturalmente ciò che avete. Va benissimo anche il glitter. Voilà. E arrivati a questo punto, prendete un po' di colla e appiccicate così su di essa la farfallina, in modo che possa fungere da possa essere attaccata sui nostri pacchettini e essere regalata in tutto il suo splendore. Ora vi fotografo tutte e tre le nostre farfalle realizzate oggi e noi ci rivediamo dopo. Le nostre farfalle, una più bella dell'altra, una più facile dell'altra, e riempiranno le stanzette delle nostre bimbe, adorneranno pacchetti regalo oppure il nostro albero di Natale quando sarà il tempo. Bene, fatene quello che volete, basta che le sappiate fare. E allora, spero che questo video vi sia stato utile e vi è piaciuto, e se è così, mi raccomando, un bel pollice in su tutto sfarfalloso, condividetelo e lasciatemi tanti tanti commenti, che a me piace un sacco leggervi, lo sapete. Noi ci rivediamo molto presto, sempre qui su Arte per Te, e sempre se vorrete ci potremo ritrovare anche su Instagram e sulla mia pagina Facebook, di cui qui sotto vi lascio il link di riferimento. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!